siete buoni direttamente da Monteverde. Monteverde, vero, sì. Giusto, confermi. Giusto, confermi. Complimenti ancora, veramente io sono rimasto emozionato quando pubblicarono tantissime testate giornalistiche la foto di loro che erano in via del Corso a cantare circa 4 anni fa per strada, così anche per promuovere la loro musica e per raccimolare qualche spiccetto. Sì, che lo dissero, questo qua era un... loro raccimolavano dei soldi per il loro primo videoclip. Esatto, e poi anche dissero la famosa storia per cui è nata Zitti e Buoni, che era quella del professore. Sì, che gli diceva sempre che loro non potevano fare musica. Esatto, e che insomma poi alla fine sul tetto d'Europa. E chissà che sul tetto d'Europa fra qualche anno non ci arriverà anche un ragazzo che abbiamo qui accanto. Lui viene da Roma, Roma Centro, adesso parleremo di lui. Si chiama semplicemente Fabri ed è qui con noi a presentare la sua nuova, il suo nuovo singolo. Benvenuto Fabri! Grazie mille, ciao a tutti. Ciao Fabri. Hai una telecamera dedicata a te, come puoi vedere, quindi non guardare me, guarda in telecamera anche quando ti parlerò, perché come sai bene siamo in diretta radio-televisiva, come la Rai, eh? Come la Rai. Radiovisione. Siamo in radiovisione, quindi potrai salutare i tuoi fans proprio lì, davanti alla telecamera. Come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. È la tua prima esperienza in radio? È la mia prima esperienza in radio. Quindi sei emozionato? Quindi sono emozionato. Però non ripeti tutto quello che dico io. No. Scherzo, scherzo. Allora, tu sei romano, hai 25 anni. Esatto. E però vivi a Roma, come mai vivi a Roma? Vivo a Milano. Scusa, vivi a Milano, perdonami. Vivo a Milano perché ho studiato lì e lavoro adesso a Milano in una società di consulenza. Quindi sei... Che cosa hai studiato? Noi siamo curiosi di ho ogni cosa. Ho studiato economia e finanza e on the side scrivo canzoni. Allora c'è un citofono che sta per suonare, perché il nostro direttore, devi sapere che è milanese e ha studiato economia e finanza, quindi io sento il citofono che suona. Scusate, direttore. Ho sentito parlare di economia e finanza. Lei è esperto, no? Come sapete io voglio l'esclusiva su queste cose, quindi prima di chiamarmi gli ospiti che parlano di economia e finanza mi dovete avvertire. Comunque ragazzo, mi sembra carino e teniamocelo, sentiamo un po' come va e come suona. Grazie direttore. Antoine, complimenti per grazie. I tuoi capelli di merda. Come bene, sempre. Ciao ragazzi. Allora no, poi da quant'è che hai iniziato a suonare? Ma da sempre, diciamo, suono la chitarra da quando sono bambino e poi ho iniziato a scrivere pezzi all'inizio dell'università più o meno. Beh, circa 5... Circa 5-6 anni. 5-6 sì. anni 5, fa. 5-6, 7 anni. Quante canzoni hai scritto? Ne ho scritte 12 per ora. Ah, come yeah. gli apostoli. Come gli apostoli. Ognuna dedicata a un apostolo diverso. Esatto. E ce ne sono alcune in particolare, magari, non so, che hai cercato di promuovere di più rispetto alle altre, a parte quella di oggi, ce ne sono altre che magari a cui tieni molto? Ce n'è una a cui tengo molto che è italiana ma non è ancora pubblica e si chiama Notte Salentina. Bello il titolo, mi piace questo titolo, Notte e Salentina. Parla di un'estate l'anno scorso. A Riccione, esatto. Notte Salentina, quindi sarebbe la tua prima canzone italiana. Perché canzone tu, italiano. Perché tu scrivi in inglese? Io scrivo un po' in inglese e un po' in italiano, sì, la maggior parte delle canzoni in inglese. Come mai questa scelta? Parlaci un po' di questa cosa. Ma non lo so, io di base... faccio prima la musica e poi i testi e ragiono in termini di sillabe, quindi prendo parole che matchano bene con il ritmo e mi sono trovato a scrivere più testi in inglese che in italiano. Però poi riesci a dargli un senso ben compiuto, una logica sì. e una profondità molto importante anche nella lingua inglese. Sì, diciamo il senso compiuto viene dopo, nel senso... all'inizio trovo parole che abbiano un ritmo e poi a un certo punto vedi? Mi fermo e dico ok, di cosa voglio che parli la canzone e poi la completo. Vedi? Questo è un po' il processo. Capito Antoine? Tipo no, ok, ketchup, Range Rover. Esatto, e esatto. poi le unisci. Poi a un certo punto elimino qualche parola che non c'entra molto. Ketchup, e tipo? Faccio virare tipo un po' il okay. Quindi fai un po' come quando i rapper provano a fare una battle contro un altro rapper. Un cioè freestyle. Hanno delle parole chiave e cercano di matcharle. Sì, boomers. Sono un boomer, ragazzi. Sono un vero e proprio boomer. Voi siete 25 anni, 24 anni, 23 fresco. anni, 23 anni, bucio de culo, aiutami te. Comunque no, detto questo, noi tra poco ci ascolteremo Here Tonight. Esatto, giusto? Here Tonight, sì. So che tu sei più inglese di me, però ho cercato di pronunciare bene Here Tonight. E dopo ci sarà la pubblicità, magari rimani con noi. Volentieri. Ti voglio fare altre due o tre domande, voglio sciogliere un po' il ghiaccio con te. Bevi prosecco? Sì.
Tra poco arriverà anche il prosecco, ma ricordate, bevete responsabilmente. Fausti Vini. A subito, a tra poco, anzi no, sentiamocela, eh? Evening Tonight, Fabri, subito, e poi c'è la pubblicità, dai. Baccalaro! Io pensavo che qualcuno ci diceva fate finita, speriamo che non. Ma fate finita! Non ce lo dice nessuno. No, speriamo di no oggi. Years and Years, Star Trek, sono le 15.08, adesso ho l'ansia, yes. Perché davanti a uno che parla bene e canta inglese devo stare attento alla pronuncia. A pronunciare l'inglese. Al 320-2393-833 qui su Radio Roma Saranno Famosi vi stiamo chiedendo nella giornata internazionale della bicicletta se preferite la bicicletta o il monopattino. Visto che siamo nel 2021, fatecelo sapere con un bel vocale come questo. Bella domanda, perché cioè io non so quale scegliere. Cado da entrambi. Cado da entrambi. Forse sceglierei il monopattino elettrico, semplicemente perché quando ero piccola andavo sul monopattino quello normale, fingendo che fosse l'hoverboard di Ritorno al Futuro. Niente, e cercavo di andarci sto, il più possibile anche senza manica, perché appunto cadevo, non a caso ho proprio esordito in questo modo. E quindi mi è rimasta questa cosa, questa grande passione legata al gioco. Quindi primo monopattino, ciao Saralli. Ciao. Che fortuna che abbiamo. Facciamo un applauso all'inventore della velocità degli audio. Grazie, magari. WhatsApp. Ma secondo me non è WhatsApp in generale. Secondo me ce n'è uno in particolare che ha fatto questa cosa e io lo voglio salutare. Tu, dov'è la telecamera? Proprio tu. Me lo puoi fare un primo piano in qualche modo? Non so. Comunque, proprio tu che hai inventato la velocità dei vocali su WhatsApp, io ti dico grazie. Grazie, amico mio. Perché ci hai salvato veramente il tempo, soprattutto. Ci hai salvato il tempo. Abbiamo un altro vocale, vai. Nel 2021 è un po' come pure il 1990, perché io casco da tutte e due, quindi né bicicletta né monopattino. Addirittura. Macchina a vita, ce n'abbiamo un altro. Io la macchina. Anche, che mi avevano mandato a me, se non sbaglio, ho girato, boh, non lo so. No? Ho flashato? Sì. Romina abbiamo sentita, sì. Ragazzi, cioè mozzarella ieri sera. Ho 38 anni e sono ufficialmente rincoglionito, quindi ci sta. Se la vi. Detto questo, c'è una canzone che io amo e poi torniamo dal nostro Fabri, che è una delle più belle canzoni dei Queen, che è Bicycle Race, pronunciato bene? Senti che spettacolo, che capolavoro, alza, va. Mamma mia, ragazzi. I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. Bicycle Race. Allora, visto che abbiamo un scrittore di canzoni in inglese, adesso ci spieghi di cosa precisamente parlo. È scontato, per carità. Però parliamo un po' di Bicycle Race, se ti va, più o meno. Ma allora il testo è semplice, quello easy. Che comunica è che vuole andare in bicicletta sostanzialmente. Sì, quello. Questo... è vero, però secondo te a un certo punto che dice qui? Che non crede in Peter Pan. Sto mettendo alla prova, né in Frankenstein né in Superman, e vuole guidare, vuole andare sulla sua bicicletta. Non crede neanche a Superman, mazza, com'è? Non crede... Peter Pan, sì, dai, almeno a Peter Pan. Qual è il tuo supereroe preferito, Fabri? Il mio supereroe preferito è... Se ce n'è uno, uno qualsiasi, o anche un cartone animato, qualcosa che ha segnato... Non è, diciamo, non è né supereroe né cartone animato, forse Harry Potter. Harry Potter, ma lo sai che io un po' ti ci vedo? Harry Potter! Lo sai che con l'occhialetto... Sì. Hai un po' dell'Harry cresciuto? Un po' da piccolo portavo gli occhiali e assomigliavo a Harry Potter. Te l'avevano detto, vero? Piccolo, te l'avevano detto. Quindi Fabri Potter. Fabri Potter. Da dove viene la tua l'ispirazione di solito? A parte l'unire, no? Le parole come ci hai già detto. Però l'ispirazione del tema. Il tema come lo trovi? Così a caso? A caso, cioè... Cioè quindi tu non sei spinto. Un paio di parole che... Cioè tipo Baglioni adesso si sta rivoltando nel... No, ma è vivo ancora. No, Baglioni è vivo. La musica che... Cioè tu principalmente tu fai il contrario di come fanno quasi tutti i cantautori. Sì. Non è che c'hai una storia, che ti sei innamorato, che quindi vuoi parlare d'amore. Poi viene dopo, nel senso una volta che c'ho un tema dalle parole, poi la... Poi va in giro, trova uno e dici aspetta... esperienze. Cosa? No, dico, prima trovi parole, poi aspetta. Allora, a me serve una cosa triste. Vado a una, esatto, senti, scusa, esatto, guarda, esatto. Ci finanziamo per 3 mesi, poi te me lasci, ci sto de merda e fa una canzone, va bene? È interessante anche questo discorso. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa invece. Ma
chi è che ti ha avvicinato alla musica? C'è una persona in particolare? E è stato un processo molto graduale, diciamo, tante influenze di artisti diversi. Mi piacciono moltissimo i Pink Floyd. Ah, vedi, prima citavamo prima un po' i gruppi. Sì. Bene. E familiari, però, amici, nessuno. Familiari, amici, nessuno. No, okay. È stata una cosa mia. Si sente comunque il tuo istinto economista, eh? Si sente, sei molto... Quindi sei un musicista, economista, scrittore, musicista, e cantante. Musicista, economista, scrittore, cantante, più o meno, sì. Beh, oh, è tanta roba. Allora, andiamo su Roma, prima di lasciarti. C'è un posto, o comunque qualcosa che ti lega in particolare, visto che ormai stai facendo un po' il milanese con noi, però sei di Roma Centro. Quindi, cosa ti lega a Roma? I colori. Nel senso che Roma è una città molto colorata, c'ha i palazzi, c'ha il cielo blu. E quella è una caratteristica, secondo me. Solo i colori, non ci sono altre, no, cose, tutto. Tipo il cibo. Il cibo, le persone, il clima. Una domanda. Carbonara o amatriciana? O gricia? Gricia, stavo dicendo, o gricia. Gricia. Gricia, è alternativo questo ragazzo. È molto alternativo. Tu ti senti più indie, più pop? O dice indie pop? No, ti prego. Più pop, diciamo. Più pop. Sei più pop. E poi la domanda del giorno, prima di lasciarti, è: preferisci la bicicletta, perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta, o il monopattino? Per esempio a Milano, tu che vivi a Milano, si usano il monopattino? Si usano entrambi. Okay. Sì. Io personalmente non sono un grande fan della bicicletta e preferisco la macchina tra tutti i mezzi. Anche se a Milano macchina... A Milano macchina zero. Mm. E tra bicicletta e monopattino, forse il monopattino. Direi. Ma lo sai, io l'avrei detto, non so perché... Ma l'hai modificati anche tu, come in Danimarca, che vanno a 150? Ma dai, no, quello... no? Ma questo fa parte del giornale del web o ce la dici così al volo? No, no, li modificarono. Praticamente c'era in Danimarca che c'erano delle strade che erano impraticabili con le macchine, che c'era troppo traffico. Un genio aveva un monopattino che andava a 70-80 all'ora, gli fece delle modifiche tipo Fast and Furious Tuning e arrivò fino a 150. Devo dire che in questo momento, tra la calma di Fabri e te che stai dicendo queste minchiate, mi sembra una puntata di Super Quark. Ragazzi, mi sto rilassando. Tra un po' mi faccio anche una bella camomilla, una relax. Ma purtroppo il nostro programma non è abituato a questa cosa e bisogna dargli una scossa. Noi ce l'abbiamo una scossetta, perché abbiamo un tasto che quando lo schiaccia Gianluca parte... È arrivata la botta? Saranno famosi Radio Roma, noi, quella di Toto Cirione. Ringraziamo il nostro Fabri che è venuto qui, ospite da noi. Complimenti, continua così. Vuoi ricordare i tuoi social oppure non grazie so dove mille. Scaricare Hear Me Tonight? Su Spotify trovate tutto. E poi anche sulle stories, io prima anche l'ho sulle trovata. Sulle stories dal mio profilo Instagram c'è il link. Come si chiama il tuo profilo Instagram? Fabri.tuf. Dai, noi speriamo di portarti fortuna. Quando vuoi tornare, siamo qui, ci trovi tutti i giorni dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, fino a che non ci cacciano. Grazie ancora al nostro mille. Fabri, noi andiamo avanti con la prossima canzone, sempre qui su Radio Roma.